Invito la dottoressa Francesca Pulcini a fare un intervento sulla divulgazione scientifica che, dopo quello che è stato detto, non è secondario, perché bisogna rendersi conto che le conoscenze scientifiche non possono rimanere chiuse nei laboratori dei biologi o nelle cattedre universitarie di pochi illuminati. Bisogna che la popolazione ne sia informata affinché ci sia una pressione politica. Quindi la parola... Grazie. Allora, buonasera a tutti, mi chiamo Francesca Pulcini, sono una scrittrice, mi occupo di divulgazione scientifica e faccio parte del gruppo del professor Scalia di Roma. Allora, questo congresso, innanzitutto vi ringrazio dell'invito, è molto importante perché quello che proprio manca oggi è proprio la divulgazione di quelli che sono gli effetti dei campi elettromagnetici sulla salute umana. Diciamo che gli studi degli ultimi 30 anni di carattere storico e scientifico hanno dimostrato che la scienza non è del tutto immutabile e che tutto ciò dipende sempre dall'ambiente culturale e storico in cui si vive, quindi non si può tracciare un'idea ben precisa. E soprattutto questo trova un riscontro in quelli che sono gli effetti dei campi elettromagnetici sulla salute umana, ovvero mentre nel rapporto tra uomo e microorganismo, dove il microorganismo è dannoso per l'uomo, e questo è abbastanza chiaro, la materia invece viene compromessa da un soggetto esterno che è l'industria, che produce e si serve dei dispositivi elettromagnetici. I principali produttori di questi campi sono, sia negli Stati Uniti che in Italia, i produttori di energia elettrica. Noi abbiamo l'Enel, ma può essere anche le Ferrovie dello Stato, e le radio, le televisioni, le compagnie di gestori telefonici di telefonia mobile e non meno importanti le installazioni militari. Questo che cosa quindi comporta? Che per fortuna ci sono dei piccoli, comitati di cittadini privati e di ricercatori che cercano di opporsi a questa politica del tutto sbagliata e nociva. Tant'è vero che a tutt'oggi il Ministero della Salute ha riconosciuto degli effetti sia a breve termine o acuti o a lungo termine cronici, come nel caso degli abitanti di Potenza Picena, che certo non sono del tutto salubri. Ovviamente lo sviluppo delle tecnologie elettromagnetiche comporta inevitabilmente un conflitto nella popolazione tra i vantaggi che sono associati al loro utilizzo e la preoccupazione per la salute. Pensiamo ad esempio al telefono cellulare. È normale che sia utile saperlo usare, però è anche pericoloso un lungo uso per le cellule del cervello. Sempre connesso all'uso c'è anche la valutazione soggettiva del rischio, che viene considerata su due aspetti. Il primo, quello psicologico e cognitivo dell'individuo, quindi abbastanza soggettivo, e l'altro il ruolo dei mass media che hanno sulla collettività. E purtroppo, come abbiamo detto prima, essendo i mass media dei produttori di questi campi elettromagnetici, hanno tutto l'interesse a non dare una corretta informazione. Anzi, quando la danno, tendono o a minimizzare o, ancora peggio, tendono a negare l'esistenza di un danno per la salute. Quello che invece noi dobbiamo fare è di dare una corretta informazione tramite l'editoria, tramite il web, tramite questi convegni che sono molto utili per il confronto, perché io ritengo che una corretta informazione ci rende più consapevoli e più responsabili e ci permette di tutelare quello che abbiamo di più caro, la salute. Grazie. Grazie infinite. Adesso il professor Sperini aggiungerà degli elementi significativi portando la sua esperienza di un caso in particolare. Questa seconda parte di intervento e queste slide le ho preparate insieme con la dottoressa Pulcini. Lei mi ha aiutato a uscire un attimo da quello che è il ruolo del ricercatore, dello scienziato, eccetera, e a mettermi un po' nei panni del comune cittadino,
di quelle che sono le domande che normalmente io mi trovo di fronte tutte le volte che vado a fare delle campagne di misura. Io ho iniziato nel 97 a fare campagne di misura su quello che è l'inquinamento elettromagnetico. Tuttora insegno agli studenti di ingegneria come fare le misure. Mi ricordo che la prima campagna che ho fatto è stata alla scuola Leopardi a Roma, dove c'era un'elevata concentrazione di antenne e il professor Scalia in quel periodo elaborò una nuova tecnica per effettuare le misure, e insieme anche col professor Marinelli e con altri ricercatori iniziammo un tipo di misura che non è la misura puntuale, è un procedimento che tra l'altro è previsto in quella che è la legge quadro. Conosco bene la legge quadro perché a quel tempo il professor Scalia era deputato e faceva parte della commissione che si occupava della stesura di quella legislazione, e io collaboravo con lui per gli aspetti tecnici. La legge quadro, quando fu elaborata, prevedeva anche quello che si chiama la mappatura elettromagnetica del territorio, ovvero, se vai un attimo avanti, allora, rispetto brevemente, cominciamo a chiarire una cosa che mi domandano sempre tutti, ma rispetto a quelle che noi chiamiamo le tecnologie elettromagnetiche, ci sono due aspetti. Uno è prettamente un aspetto di educazione ambientale. Che vuol dire educazione ambientale? Vuol dire questo: l'uso del cellulare, più uso il cellulare, meno uso l'auricolare e più rischio di danneggiarmi. Più fumo e più rischio di danneggiarmi. Però io sono consapevole e posso fare una scelta. Educazione ambientale significa, per esempio, nella propria abitazione, utilizzare e mettere gli elettrodomestici in un certo modo, mettere a una certa distanza le lampade alogene, perché quelle emettono campi, o le lampadine a basso consumo. E su questo c'è tutto un aspetto di educazione ambientale che noi poi curiamo attraverso una serie di pubblicazioni, di interventi nelle scuole e così via. Poi c'è un secondo aspetto, che non dipende direttamente da noi e che potrei tradurre in questa maniera. È come una persona che è costretta a stare in una stanza in cui ci sono tanti fumatori. Lui riceve fumo passivo, non lo ha scelto intenzionalmente, è costretto a riceverlo. E questo è l'aspetto di cui poi invece dobbiamo farci carico maggiormente. C'è un terzo aspetto che bisogna avere chiaro. Qui avete sempre avete sentito tanto parlare di effetti termici. Effetto termico è, tradotto in soldoni, tutte le volte che io sono esposto a un campo e che quello sicuramente mi danneggia. Cioè, essere esposti a un campo che dà l'effetto termico mi dà la certezza che ho causa ed effetto certo. Cioè, a lungo andare, o se non subito con una forte esposizione, io sarò danneggiato. E questo aspetto è stato previsto dal nostro legislatore quando ha fatto il limite di esposizione. La legge quadro, pur non fissando dei limiti, nella prima parte, quando fissava 40 volt metro per questo tipo di campi, fissava una protezione da quelli che sono chiamati gli effetti acuti, che noi chiamiamo effetti termici, il cosiddetto riscaldamento. Quello che abbiamo detto e ridetto non è un pericolo per gli abitanti di Potenza Picena. L'altro aspetto, quello che invece sono gli effetti non termici, possono essere, in altre parole, tradotti in questo modo. Una persona che fuma ha uno stress ambientale. Una persona che oltre a fumare beve molto vino ha un secondo stress ambientale. Se oltre a fumare
a bere molto vino, si perde anche il posto di lavoro e quindi c'è un altro tipo di stress. Tutti questi stress si sommano insieme e a lungo andare nel tempo produrranno, se prendiamo un insieme di persone, degli effetti che statisticamente qualcuno si ammalerà, qualcuno presenterà il tumore, altri avranno altri tipi di disturbi. Questo è quello che producono a lungo andare gli effetti cronici. Mi vai avanti con la slide? Ritorniamo alle campagne di misura. L'ARPA Lazio a luglio ha commissionato al CIRPS, che è un centro interuniversitario di cui il professor Scalia fa parte, un monitoraggio di quelli che noi chiamiamo i monitoraggi di tipo a mappatura del territorio, e adesso vi faccio vedere, un monitoraggio che negli anni passati è stato fatto al comune di Casalecchio di Reno, che abbiamo fatto nel territorio dei Monti Prenestini. Vedete, con questo monitoraggio si prendono tantissimi punti del territorio. Qui la zona di Frascati, cioè la zona, scusate, di Montecavo, Rocca di Papa, è un comune di 16.000 abitanti in cui c'è una forte concentrazione di antenne su una montagna. Tradotto in pratica, guardate, se vai con la slide davanti, noi abbiamo costruito una mappa in cui, adesso la vedete in questo modo, ma si possono prendere le singole zone in cui si vede casa per casa, edificio per edificio, la parte azzurra è quella, diciamo, meno esposta. Poi se lì c'è tutto il paese e noi siamo in grado di costruire esattamente l'esposizione che hanno i cittadini che vivono in determinate aree. Non solo, ma in questo monitoraggio a mappatura, in alcuni indeterminati punti, si portano le famose culture cellulari di cui ci ha parlato il professor Marinelli e quindi si fanno dei confronti. Questo è, secondo me, quello che servirebbe al comune di Potenza Picena, perché i cittadini hanno il diritto di sapere dove vivono e il tipo di esposizione. Se ci allontaniamo dalla zona di Rocca di Papa, voi vedrete che il campo scende a zero. Altre due osservazioni importanti. Una, nelle aree in cui c'è stata un'area in cui si superavano i 6 volt e, come ci ha detto prima l'avvocato, il sindaco ha potuto solo fare un'azione legislativa, cioè amministrativa, gli ha fatto una multa, ma questo ha fatto sì che continuassero ad avere le antenne. Ultima osservazione, e con questo concludo, nel fare questo monitoraggio ed altri monitoraggi abbiamo avuto la collaborazione dei cittadini e del sindaco, perché i gestori sia di televisioni private, e lì ci sono gli impianti militari, continuamente ci abbassavano la potenza, quindi dovevamo ricorrere a tutti i stratagemmi per fare una reale mappatura del territorio. Ecco, questo è quanto volevo dire in poche parole. Grazie infinite. Ed è una cosa che chi fa le misurazioni lo sa bene, cioè per riuscire ad avere dei dati significativi bisogna andare mascherati dall'uomo invisibile, perché altrimenti abbassano sempre le emissioni. Quindi non è un lavoro per niente facile.